Avete presente gli onigiri? Dai, quelle polpette di riso triangolari che vedevamo sempre nei cartoni animati giapponesi quando eravamo piccoli. Nel 1990 gli autori di un manga, tale Cooking Papa, si sono inventati la versione evoluta dell'onigiri. È più un mix tra un onigiri e un sandwich, che hanno chiamato onigirazu. Buongiorno e benvenuti nel mio Food Lab. Io sono Filippo e oggi andremo a preparare l'onigirazu, che alla fine non è altro che un panino che al posto del pane ha il riso e il tutto avvolto in un'alga nori. Siete curiosi? Dai, andiamo in cucina. Partiamo con il riso. Dovreste usare il riso da sushi, che essendo leggermente appiccicoso è perfetto per questo piatto. Lo trovate oramai in tutti i supermercati, altrimenti vi lascio un link in descrizione dove comprarlo online. Per 6 onigirazu ce ne serve circa 200 grammi. Per prima cosa dobbiamo lavarlo almeno 3 volte per togliere gli amidi in eccesso e renderlo più digeribile. Se avete una cuociriso, come me, versate 200 g d'acqua e lasciate il fare il tutto all'elettrodomestico. Se invece non ce l'avete, vi lascio il link qui in descrizione con un mio video dove spiego come cucinare questo tipo di riso in un pentolino. Spostiamo il riso in una ciotola più grande, a cui aggiungiamo 2 cucchiai di aceto di riso. Mischiamo per bene e lasciamo raffreddare. Nel frattempo prepariamo gli altri ingredienti. Ci serviranno una carota, un avocado, delle foglie di insalata, lattuga o spinaci crudi, dei fogli di alga nori. Semplicemente peliamo la carota e sempre con il pelapatate tagliamo delle striscioline. Passiamo l'avocado. Come al solito, tagliamo a metà, togliamo il nocciolo, tagliamo in quarti, speliamo. Quindi tagliamo delle fettine sottili. Poi abbiamo le proteine. Qui ho del salmone abbattuto da mangiare crudo, 2 uova, un panetto di tofu. Decidete voi se usarle tutte o solo una o 2 di queste. Prepariamo il tofu mettendolo sotto ad un peso avvolto in carta assorbente per almeno mezz'ora, in modo che perda gran parte del liquido. Lo tagliamo a fettine spesse 2-3 mm, quindi lo passiamo nell'amido di mais e lo inforniamo per 20 minuti a 200 gradi, forno ventilato. Sbattiamo le uova e saliamo leggermente. Scaldiamo una padella antiaderente dove andremo a cuocere le uova. Quando saranno quasi pronte, pieghiamo i lembi verso l'interno, quindi giriamo la frittata sotto sopra. Dovreste creare una sorta di quadrato che poi andremo a tagliare in pezzi. Ora che abbiamo preparato tutti gli ingredienti, siamo pronti per comporre. Tra il riso, le verdure e le proteine, ci servirà anche una piccola ciotola piena d'acqua e dei fogli di pellicola trasparente. Iniziamo disponendo proprio un foglio di pellicola alla base, quindi un foglio di alga nori, mi raccomando la parte liscia rivolta verso il tagliere. Ora ci bagniamo le mani e prendiamo una pallina di riso che andremo a schiacciare al centro dell'alga. Disponiamo il riso in modo da formare una sorta di quadrato. Ora aggiungiamo un paio di foglie verdi, delle fettine sottili di avocado, la nostra proteina, in questo caso io ho il tofu, quindi delle fettine di carota. Ora, sempre con le mani bagnate, prendiamo un'altra piccola pallina di riso che andremo ad appiattire sul panno della nostra mano ed infine useremo per chiudere il nostro onigirazu. Ora, con molta delicatezza, prendiamo un lembo di alga e lo portiamo verso il centro. Stessa cosa con il lembo opposto, quindi gli altri 2 lembi. Usando la pellicola andiamo a chiudere il fagottino abbastanza stretto. Ripetiamo lo stesso procedimento per tutti gli altri onigirazu. Foglio di pellicola, foglio di alga nori, pallina di riso, insalata, avocado, questa volta come proteina userò il salmone, le carote, un'altra pallina di riso e chiudiamo il fagottino. Ultimo onigirazu con l'uovo. Riponiamo in frigorifero per una mezz'oretta, in modo che l'alga nori non si ammorbidisca. Ed ecco a voi l'onigirazu in 3 versioni diverse. Vegano con il tofu, vegetariano con le uova ed infine con il pesce. Condite con un po' di salsa di soia e sono perfetti come pranzo da portare in ufficio. Come potete immaginare, potete farcirlo un po' come volete, con le verdure e le proteine che più vi piacciono. Scrivetemi qui sotto nei commenti se avete qualche combinazione interessante. E anche per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima settimana!